Ciao ragazzi, come sempre in vostra compagnia, buongiorno dalle Filippine, qui sono le 7 del mattino, nonché della Maiana, quindi in Italia sono mezzanotte, sto scendendo le scalette che dalla mia stanza porto direttamente con l'accesso riservato a questa spiaggia clamorosa. Come sempre, vedi, siamo in piena bassa marea, classica bassa marea oceanica, quindi il mare praticamente si è ritratto di tantissimi metri. Guarda adesso dove arriva praticamente l'acqua, diciamo, dove si può nuotare. Diversi, sono almeno un 100 metri dalla spiaggia. L'acqua solitamente è qua, arriva. Invece ora guardate dove, lì. Straordinario. Questi immancabili cani, ovviamente. Bello, bello. Buongiorno di nuovo dalle Filippine. Che dire ragazzi, niente, sto facendo una piccola passeggiata, un detox, un detossificante mattutino, una passeggiata nella spiaggia, se ci vuole. Oggi la giornata è un po' cloudy, un po' nuvoloso, ma ovviamente non sono previste piogge, non ci spaventa assolutamente, anzi, cioè, comunque è caldo ed è anche un po' meglio perché troppo sole effettivamente è abbastanza fastidioso. Marea praticamente si è ritratta tantissimo, pozze piene di pesciolini, di paguri, molto bello, molto bello. Niente, lo scenario è come sempre fantastico, la mattina qui è strepitosa, molto bello veramente. Devo dire nulla da aggiungere. Approve. Oh, e allora, siamo praticamente arrivati al porticciolo qua di El Nido. Lo faccio pure vedere, questo è il tipico porto. Tipo porticciolo di El Nido. Abbiamo fatto i classici biglietti di rito con presentazione anche di ID, cioè della carta di identità, non capisco perché. Boh, poi una carta di identità per imbarcarsi in un barchino di merda, ma comunque, questa è la legge. Come diceva pure, dura lex, sed lex. E, ripeto, giornata un po' nuvolosa, ma chi se ne frega. Ho con me la mia immancabile maschera Pinocchio, super occhio, la super occhio, che ho portato da Cefalù, perché faremo un bel po' di snorkeling. Facciamo oggi un giro nelle varie isolette, un tour, veramente un tour de force molto 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 carino, veramente. Tutto ovviamente sapientemente documentato. E niente, quindi attendiamo e ci imbarcheremo. A come. Oh, eccoci qua ragazzi, questa è la prima tappa di questa spiaggia pazzesca, ovviamente sabbia corallina, questa è veramente tutta di corallo, e infatti lì c'è proprio la barriera corallina che ora andrò a ispezionare, ovviamente, là c'è un relitto, questa è la spiaggia, tutta con palme, c'è qualche turista, ma non tanti, veramente, il posto è incantevole, il posto è veramente bello, si chiama Seven Commandos Beach. Questa è la prima nostra tappa di questo lungo itinerario che ci accompagnerà per via a esplorare un bel po' di isolette e anche la barriera corallina, ci sarà, farò un po' di snorkeling, c'è tantissimo pesce che è tutta riserva e l'acqua è strepitosa, bellissima, fantastica, davvero, è troppo bella, l'acqua è per caldo, ci sono 29 gradi e si sta da Dio. Approved. Provo farvi vedere, proprio a immergermi con voi in questo mare strepitoso. È molto, veramente molto molto bello, l'acqua è pulitissima, sempre il colore qui è classico, questo verde smeraldo, molto bello, veramente bello, bellissimo. E qua c'è il sole picchia, raga, il sole picchia forte, e quindi mi sono munito di cappellino, occhiali e crema protettiva fattore 50 ovunque, e quando dico ovunque è ovunque. Ma bellissima questa spiaggia, Seven Commandos Beach. Come prima tappa devo dire che se tanto mi dà tanto, la giornata promette molto molto bene, veramente spettacolare, bellissima quella acqua strepitosa, calda, bella, pulita, veramente ragazzi, Seven Commandos Beach. Thank you.
da Tagalog. Oh, eccoci qua ragazzi, come sempre in vostra compagnia, seconda tappa, seconda isoletta strepitosa, praticamente è davvero un piccolo golfo, questa piccola isoletta, questo piccolo atollo circondato da altrettanti atolli, veramente strepitosa. Allora, per quanto riguarda la spiaggia, praticamente il corallo, ragazzi, si spreca, ho pezzi di corallo ovunque che io non terrò perché non vorrei finire qualche prigione filippina, ma la spiaggia è veramente farina doppio zero, acqua come sempre caldissima, favolosa, e stanno arrivando un po' di turisti, ma neanche tanto, veramente bello. E ignoro il nome di questa spiaggetta sinceramente, però è veramente bella. Seconda tappa, approve. Oh, questo è il lunch on the beach che ci aspetta, ragazzi. Abbiamo gamberi, vabbè, frutta, riso immancabile, pollo, pesce, sembra dei carangidi, no, dei tonni, tumidi, salsette eventuali, piccanti, molto buone. Devo dire, bah, sembra molto appetibile. Va bene, vabbè. Comunque, questa spiaggia si chiama Shimizu Island, molto, molto carina. C'è anche, vedo, dell'ananas, vabbè, ovviamente il melone, watermelon e banane a tempesta, Coca-Cola, cotillone ricchi premi. Vabbè, ora mangerò, mi specca un po' di fame, onestamente ce l'ho, anche perché insomma, dai, tragitto, la barca, nuotare, ho nuotato la barriera quella mia, molto bella, purtroppo non ce la GoPro, porca miseria, molto bello veramente. Beh, che dire, che ragazzi, niente, qua la giornata continua in questo atollo, solfeggiando un ananas fresco appena raccolto da queste palme, qua pieno di palme, tutte le noci di cocco, dove ve le raccolgono, ve le tagliano, tu ben strepitoso, là. Questa qua, questo latte di cocco, ben strepitoso, ragazzi, niente, ora tra poco andremo al nostro terzo step, a te che posso questa noce di cocco e pesa una tonnellata, perché è ricca, piena, si dice che sia buono, siccome un po' di mal di testa, dice che è buono per il mal di testa, ma io lo sto bevendo, in caso gli aggiungerò un po' di Aulin, che penso che cocco e Aulin sia meglio, it's good. Comunque cocco senza Aulin, approve. Ragazzi, vedete la vostra compagnia, sono nel kayak trasparente, quindi si può anche vedere il fondale, molto bello, fondale ovviamente strepitoso come sempre, ci sono un po' di turisti qua veramente, abbiamo avuto un tamponamento, ma è normale. La gita in kayak continua, strepitoso, si sono proprio inoltrati all'interno di questa gola, praticamente questa gola profonda, e dove c'è questo fondale strepitoso, è profondo anche, è molto, veramente molto 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 bello in kayak. Questa è una delle mie prime volte che vado in kayak, devo essere sincero, non è così semplice pagaiare come sempre, perché vogare è molto più semplice, col kayak un pochettino devo prenderci un pochettino la mano, però ci proverò, ci sto provando, insomma, devo dire che guardate lo scenario di prima, è qualcosa di impressionante, siamo all'interno di questa gola, queste montagne, questa lunga, il mare proprio che entra all'interno di queste montagne, e c'è anche delle grotte che però non esploreremo, che è meglio. It's really crystal clear for Coraline. Thank you.
Ragazzi, vedo che sto portando. Strepitoso. Strepitoso, veramente bello. Col kayak è ancora più bello perché attraverso un kayak è trasparente, vedi il fondo, cioè, vedi i pesci, un casino. E poi vedi l'acqua è trasparente. Guardate che bello. Acqua trasparente, pulita. Il mare che entra all'interno praticamente di questa gola enorme, lunghissima, in mezzo a queste montagne. Guardate. Fantastico, veramente. Sole, mare, kayak, abbiamo mangiato. Raga, approved. E continuiamo ad inoltrarci in questa cala enorme. Questa enorme cala tra queste montagne, mangrovie, roccia vulcanica nera, quella roccia vulcanica nera, questa è tutta vulcanica questa zona, strepitosa, veramente bella. In kayak te la godi ancora di più veramente, ti puoi entrare in ogni caletto, ogni singola caletta, con questo venticello, mentre uccelli, suoni strani, uccelli, animali particolari. Ragazzi, strepitoso, prima di andarcene un bagnetto nella laguna, in mezzo alle mangrovie, strepitoso. Ci siamo proprio infiati all'interno, 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 qualcosa di incredibile, bellissimo, davvero. Non ho parole, poi l'acqua è calda, trasparente, pulita, tutto. Stupendo. Una volta nella vita bisogna venire qua, una volta. Allora, perciò ragazzi, questa è la vostra compagnia, penultima tappa. Un lungo viaggio veramente interessante in queste in 5 isole, una più bella dell'altra. Adesso siamo nella cosetta Secret Laguna. Ovviamente si entra, allora faccio vedere meglio, si entra da questo, dove stanno entrando questi ragazzi, dove sono entrato ovviamente anche io, si entra da questo pertugio e si arriva praticamente in questa laguna, cosetta segreta, che poi tanto segreta non è ormai, perché insomma piena di turisti, però comunque è molto, molto bella, insomma, caratteristica. Tu entri a questo pertugio e tu in questa laguna circondata da montagne, però è strepitoso, peccato ci sono troppe persone, però il posto è davvero bello. Ti senti in questa laguna tutta circondata da montagne e poi c'è questa grande vasca di acqua salmastra, molto bella, approvata. Ragazzi, siamo ancora qui in questa secret laguna, questa laguna segreta, veramente interessante. E niente, ho detto tutto è veramente molto bello, perché sì, tutto circondato, mi imboccano. Io sto lavorando per voi e mi imboccano. Guardate, bello. Strepitoso. Secret Lagoon con imboccata a prua. Oh, eccoci ragazzi, siamo appena tornati dall'escursione, giusto in tempo per goderci questo bellissimo sunset, nonché il tramonto. E poi siamo nel nostro bungalow, questa baia incredibile, mozzafiato. A stento riesco a parlare, è un fiato mozzato, e poi il sole pian piano va sparendo dietro le isolette che contornano qui El Nido. Raga, davvero molto bello, nulla da dire. Sunset a El Nido dopo il ritorno da un'escursione a prova.